Ci spostiamo adesso a Portogruaro, dove è stato presentato il testo unico per la legge sul vino. Sentiamo l'intervista di Aldo Curtarelli all'onorevole Sara Moretto. Onorevole Sara Moretto, qui di Portogruaro, lei è anche di Portogruaro, all'Enoclub di Portogruaro, alla presentazione del testo unico che è in approvazione al Senato sul vino, praticamente sulle nuove regole che il governo vuole fare per i produttori di vino. Ci può illustrare quali sono le cose principali di questo testo di legge? Il testo di legge è stato approvato ed è entrato in vigore ad inizio del 2017, diventerà pienamente operativo con gli ultimi decreti che dovranno essere adottati entro gennaio 2018. È un provvedimento che era molto atteso dal settore vitivinicolo, perché raggruppa in 91 articoli che possono sembrare tanti, ma che in realtà sostituiscono tre leggi, importanti leggi che esistevano, e mettono insieme, coordinano anche tutte le leggi europee. Diventerà quindi il nuovo testo di riferimento per chi lavora nel settore del vino e contiene una serie di misure molto attese, tra le quali tante e importanti semplificazioni in materia di controlli e di adempimenti per le cantine di produttori. Diciamo un passo avanti verso la semplificazione dei produttori, ma anche delle regole che non lasciano i produttori poi di fare quello che vogliono. Certamente, uno degli obiettivi della legge è anche quello di tutelare le eccellenze del nostro paese. Nell'incontro appena avuto qui all'Enoclub si parlava anche di qualche numero: una bottiglia su 5 di quelle esportate è una bottiglia di vino italiano, e il vino il settore principale all'interno dell'enogastronomia, e quindi è una risorsa per il nostro paese. Non possiamo permetterci che qualche mancato controllo lo metta in discussione, ma anche e soprattutto è necessario che il consumatore sia tutelato, che leggendo le etichette sappia che cosa sta bevendo e che sappia che dietro a una bottiglia di vino c'è un lavoro fatto in maniera regolare e seria, come le nostre cantine sanno fare. Ecco, incontri come questi sono estremamente importanti, perché forse si riesce anche finalmente magari a fare un dialogo con chi si sta in Parlamento e non solamente dietro una tastiera o dietro un video. Certamente, io penso che approvando e collaborando all'approvazione di questo testo ho portato un pezzo di Veneto orientale, di Portogruaro anche. Non ha portato poco, eh? Infatti, il vino per noi nel nostro territorio è una ricchezza, come dicevo anche prima, è legato alla nostra storia e al nostro passato, ma è anche uno strumento che ci porta nel futuro. Per il Veneto orientale, per questo territorio, è una risorsa, e questo testo di legge dovrà tutelarla e anche